Ben trovati! Benvenuti in questo secondo appuntamento con Monster Hunter Stories. Nello scorso video ho iniziato il gioco, c'è stato un casotto incredibile, come succede in tutti i giochi Capcom ovviamente, e ora inizia davvero l'avventura. Vediamo un po', carica partita, dai! Proseguiamo! Anzi, più che proseguire, iniziamo il vero viaggio! Un anno dopo gli accadimenti di quel... Mamma mia! Così... Tanto tempo è passato. Ah, è vero, perché l'anno dopo saremo diventati dei rider, come ci ha detto il nostro amico Cheval. E ho scoperto che si legge Cheval perché in giapponese è scritto Cheval e non Cheval. Quindi, perfetto. È passato un anno dall'attacco del Nargacuga. Il villaggio di Hakum sta tornando lentamente al suo antico splendore. Oggi è il giorno del rituale del legame. È il passo finale per diventare un rider. Ma in cosa consisterà? Scopriamolo. La missione principale si è aggiornata, quindi quelli che hanno il simbolo rosso del box test, del dialogo, hanno delle missioni secondarie o dei testi comunque da leggere. Passato un anno dall'attacco del Nargacuga, ma che sarà successo al figlio di Vlau? Com'è che si chiamava? Ah sì, Cheval. Cheval. Cheval sembra cavallo. Non sembra ancora tornato in sé. Beh, ha perso tutta la sua famiglia. Ci credo che non è ancora tornato in sé. Insomma, è ancora un ragazzino, anche se a quanto pare ora è un rider. Già, il nostro amico è un rider. Dunque, vediamo un po'. Cos'è questo che non ci ho fatto caso l'altra volta? Oh, che bello. Mi dà un po' fastidio la telecamera per ruotare, perché sembra che ci metta troppo... Sembra quasi che vada a rilento. Oddio, ma io voglio parlare con sto coso. Oh, oddio. Allora, ippopotamo gorilla facocio. Non lo so, è stranissimo. Ah, quindi posso uscire ma non ora. La nostra amica Lilia. Ah, quindi con lei è un dialogo importante però. Ah, eccoti. Quindi oggi è giorno, eh. Finalmente diventerai rider. Il tuo sogno sta per avverarsi. Stai per affrontare il rituale del legame e diventare un vero rider, no? Per quanto mi riguarda non sono ancora sicura di ciò che vorrei fare. Non sono certa di voler diventare un rider. Voglio trovare la mia strada. Ci penserò su un altro po'. Oh, Cheval! Niente, lui è proprio impassibile, non ci ha neanche degnato di farsi vedere. Congratulazioni, Cheval. Con le pietre delle gaio sulla mano sembri già un vero rider. Questo Ghiro qui sta per sottoporsi al rituale del legame. Sai com'è che si crea un legame? Un legame. Io non credo più al legame. Oh sì. Avrei voluto festeggiare tutti insieme la nomina al rider. Dal giorno dell'incidente di un anno fa non c'è stato modo di parlare granché. Ma lui ha fatto il rituale già, no? E se non siamo tutti insieme non va. Dovremmo essere uniti, siamo un trio. Sta facendo il duro. Beh, immagino sia ora di andare. Il capovillaggio Omna sta aspettando nella sala dei riti. Oh, cielo, quello che parla in rima. Grazie, però... Il capovillaggio che parla in rima... non mi piace molto. A parte il fatto che stavo andando bene qua, sono tornato indietro non so per quale motivo. Va bene, entriamo, dai. Sala dei riti, buono. Ah, ma c'è anche questo tizio qui. Ah, ti porgo i miei omaggi, giovane star di oggi. Un anno da quel giorno decisivo ti parlo con spirito giurivo. Il tuo legame con il Rathalos conferma che coi mosti hai mano abile e ferma. Come rider hai un gran talento, dei tuoi successi mi complimento. Ma la via da percorrere è ancora lunga finché a livelli più alti tu giunga. I grandi rider non riposano mai, sempre in allenamento li troverai. Come me, potrai sempre contare su di me se ti servirà aiuto, capito? Ma adesso bisogna affrettarsi, il rituale del legame deve avverarsi. Uno strumento è vitale in questo rito per liberare il tuo potenziale intorpidito. Il simbolo del rider e delle sue brame è colei che unisce la pietra del legame. Con essa le vostre anime congiungo, che il tuo Mosti ti fiancheggia a lungo. Mosti, un mostro che è tuo amico, capito? Sì, perché besti, Mosti. Ui, ui. Ogni pietra è unica senza prezzo. Onorala e proteggila con ogni mezzo. Bene, guarda qua. Queste sono uova di mostro. Se riesci a farne schiudere uno, il Mosti sarà tuo. Ora solleva la pietra, stringila tra le dita, schiudi l'uovo e celebra una nuova vita. Quindi Rathalos no, eh? Thank you.
Romna! L'uomo ha iniziato a muoversi! Che forza! Oh, un uomo vivace! Sembra una bomba pronta a scoppiare! Ehi, non startene lì così, segui quell'uovo! Che male! Ehi, chi cavolo sei? Perdono la scortesia. Dovrei presentarmi prima, eh? Sono un eroico Ferin Girovago. Il mio nome non l'ho ancora deciso. Ehi, ha interrotto il rituale. Mi spiace, non l'ho fatta apposta. Stavo passando di qui e proprio allora ho visto questo uovo meraviglioso. Era per caso una battuta sul fatto sulle uova meraviglioso? Ragazzi, è Capcom. Quindi stai dicendo che avevi fame? Gli eroi non hanno mai fame! Senti, stiamo facendo una cerimonia, quindi vattene. Ciò, ciò! Non essere scortese. Come sei maleducato? Con chi credi di parlare, amico? Però questo Ferin ha del fegato. Che fare? Posso lasciarlo a te? Meraviglioso! Ora ecco il patto! Prima il rituale, poi mangi! Cibo, davvero? Ah, sei il migliore! Va bene. Bene, allora è deciso, resterò da queste parti per darvi una zampa. Sarò stato in giro per il mondo, quindi so un sacco di cose utili. E dato che sono così navigato, chiamatemi Naviro! È bastato offrirgli il cibo ed è cambiato completamente. Eravate nel mezzo di un rituale, giusto? Vi aiuterò! Il felino ha deciso di restare. A questo punto non ci resta che continuare. Oh, sacra pietra! Risvegliati! Allora, c'è una domanda che mi sorge spontanea. Noi risvegliamo i mostri, le uova dei mostri, grazie alla pietra del legame, e quindi diventiamo loro amici, no? Ma in natura i mostri si schiudono da soli dalle uova. Quindi tenere tante uova dentro quella stanza non è un problema se si schiudono da sole. Prima o poi succede un gran casotto. Cioè, è pericoloso. Quindi come funziona? Cartone delle uova. Seleziona schiusa nel cartone delle uova per farle schiudere. I nuovi mostri potrebbero ricevere statistiche bonus in base ad alte probabilità. Seleziona frammenti d'uovo per assemblare i pezzi d'uovo e schiudere un nuovo mostro. Trova i frammenti d'uovo sparsi nel mondo o vincili in battaglie in rete. Ah, facciamo schiudere questo allora. Ah, ok, forte. Velocidrome. Velocidrome? Velocidrome. Andromedario, credo. Vuoi cambiare il nome? No, lasciamo quello lì uguale. Oh, merita delle congratulazioni e magari anche delle ovazioni. Forte è il legame che tu hai creato col mostro a cui sei così affezionato. Ora hai un mostri sempre con te, di cui sei orgoglioso come un re. Il legame tra Raider e miei mostri è una tradizione di tempi antica, da prima. E ora Vegliardo che parla solo in rima. L'ho fatto anche io, magnifico! Non ti ci mettere anche tu. Lo dico arrabbiato però. In ogni caso la cerimonia non è ancora finita. Per rivelare il proprio potere una pietra del legame deve essere purificata. Dovete purificare la pietra del legame nella cascata presso le caverne del Monte Pondri. Se non superi questa prova non potrai completare la cerimonia. Allora ragazzino, accetti la sfida? Ovvio che sì. Così si parla, grandioso! Andate alle porte del villaggio quando avete finito i preparativi. Non ho niente da portarmi, quindi i preparativi sono già ultimati.
Adesso devi dirigerti alle caverne del Monte Pondri e immergere la pietra del legame che ti è stata data dal capovillaggio Amna. Ma cosa ti aspetterà nelle caverne? Scopriamolo! E oltre ad avere un mostro completamente nuovo, abbiamo anche un felin. O feline, non lo so. Magari poi mi aggiorno sulla pronuncia. Miah! Che c'è? Cos'è quel coso lì? Così questa è casa tua, eh? Non ne avevo idea. Diamoci un'occhiata, sono curioso di vederla. Ok, grazie che me l'hai detto perché non lo sapevo proprio. Che meraviglia vederti! Il corriere, mi ha portato un pacco! Ok, il corriere ti porta quello che hai ottenuto in battaglia in rete, ok. Puoi vedere le carte rete ricevute, bla bla bla. Non ho ricevuto niente alle battaglie online. Anche tu vorresti ricevere una carta Rider, ma guarda, si potrebbe anche fare. Nella tua casa trovi alcuni elementi di condottività con il letto e lo scrigno. Riposta un letto per salvare il gioco, assicurati di salvare spesso. Ok, posso personalizzare il personaggio, anche il felino, Naviro. È disponibile nel menu scrigno per guardare qualsiasi scena già vista sinora. Ah, ok. Ok, vediamo un po'. Bello. Ah, questi è quelli del DLC, un paio. Bello. Ah. Beh, così è bello. Wow. Wow. Naviro formiglione. Che è Zeraora? Batuffolo dormiglione. Direi di andare quindi a fare subito la prima missione. Vediamo cosa ci aspetta. Sono molto curioso. Ma non di questo prima di andare, sono i miei appunti da Rider. Adesso potrei ripassare tutto quello che hai imparato. Dagli un'occhiata selezionando gli appunti del Rider da X. Dal menu, insomma. Un Rider deve sapere un sacco di cose. Però tranquillo, non farti prendere dal panico. Quello che conta è love e amore. Amore e amore? Per la pace, l'amore delle ciambelle. Significano la stessa cosa. Non cercare pelo nell'uovo, signor Pelosino. Ma che stai dicendo? Parla come mangi! Alla carica! Armiamoci e partite. Sei pronto, socio? Andiamo allora! Col dire di Pondri, stiamo arrivando! Ok, così... La spada come nel pugno. Ho una spada di ferro, quindi questa spada può essere ferro e può essere piume. Va bene, livello base, la forza. Ok, quindi il mostro principale è solo lui per ora. Ok, le battaglie... Ah, è qui. Non ci posso parlare. Le battaglie saranno a turni o in tempo reale? Perché sarebbe fighissimo farle in tempo reale, però... Se posso abbassarmi solo quando sto fermo. Cioè, mentre corro premo B ma non succede niente. Vabbè. Niente da fare. Guarda quello là quanto è grosso. Si sta mangiando la mia scorta, cioè quella cosa che poi mi servirà per fare da scorta e per craftare roba. Allora, il posto è bellissimo, è proprio aperto e ci sono dei sassi lì che ricordano molto Stonehenge. Ehi, c'è un Aptonoth difeso in... Che nome è? Aptonoth, indifeso proprio lì. Vai e prendilo, tigre. Mettiamoci in moto, socio. Ma perché? Scusami, intanto io raccolgo questo qui. Ok, e poi a te che... Ah, ingaggiamo la battaglia andandogli a sbattere contro. E sono a turni. C'è un Aptonoth che pascola tranquillo. Seleziona attacca prima di tutto. Combatti. Poi seleziona l'Aptonoth. Ok. È un testa a testa, grandioso. Che significa? Ah, avviene quando attaccate a vicenda. Se scegli tipo l'attacco giusto puoi infliggere danni aggiuntivi. Boia. Grande. E quindi se riesci a prevedere gli attacchi dei nemici avrai un gran vantaggio in battaglia. Per vedere se ci sarà un testa a testa controlla le linee di battaglia che appaiono quando selezioni il bersaglio. L'Aptonoth tende a usare attacchi potenza. Hai capito quale attacco puoi scegliere per vincere, ragazzo? Velocità tecnica, credo. I calzini di Omno, un attacco tecnica, ma perché non va bene? La potenza batte l'attacco tecnica, me ne sono accorto, ma perde contro velocità. Perché perde contro velocità? Va bene, aumento legame.
Io, boh, vabbè, ci sta, eh. Quindi con la velocità vinco. Che poi lui non è che mi ha detto quale attacco dovevo usare. Quindi, ma mi ascolti ragazzo? Cioè, come se io non l'avessi ascoltato che mi ha detto di usare velocità. Che ne so io che devo usare velocità per battere la potenza? Uso la tecnica, uso l'astuzia per battere uno che attacca senza ritegno, no? Quindi immagino che la tecnica vinca sulla velocità e la velocità vince sulla potenza e la potenza sulla tecnica, va bene. Perfetto, ora lo so e sto più tranquillo. Magnifico! Prevedere le mosse del nemico è segreto per vincere, è così. Frena un attimo. Hai notato che i tuoi PV stanno diminuendo? Questo è il momento ideale per scegliere le erbe e i tuoi oggetti nel menu campo. Seleziona oggetti dal menu campo per vedere quali oggetti trasporti. Puoi usare oggetti per recuperare i tuoi punti vita. Vabbè, questa è una cosa classica di tutti quanti gli RPG. Usa le erbe per recuperare i punti vita. Ah, va bene. Inventario. Erbe. Ma recupera 30 PV. Wow. Proprietà rigenerative del fungo blu. Preparare pozioni. Wow, quanta roba abbiamo. A parte i vestiti che non mi sembrano. Ah, però ecco, abbiamo anche le tasche dedicate proprio a ogni oggetto. Va bene. Quindi dobbiamo avviarci verso la collina. Ma se io volessi un attimino esplorare e provare a fare qualcos'altro. Tipo qua, no? Guarda qua, guarda. Questo. Cos'è? Io qua ho piccone di ferro, ma non posso usarlo. E neanche appunti del rider, ma che... Scusa, mi ha dato appunti del rider e poi non posso usarli? Ma io volendo posso cavalcare il mio mostro, perché sarebbe molto più comodo cavalcarlo che non farci andare quel felino lì. Vabbè, mo per il momento andiamo così. Ma poi magari ci sarà sicuramente modo più in là. Spero che ci sia. Grano dolce. Ah, quindi anche un oggetto che ha la stessa identica figura, però da cose diverse. Bello, guarda quanti mostri. Così ora cerchiamo un bello ciprei, eh? Facciamo un bel respiro, ce la faremo. Ma veramente io non l'avevo neanche calcolato. C'è un bello ciprei, agile e infido. Quindi devo scegliere attacca e tecnica, allora. No, no. Non posso andare indietro? Ha vinto lui, ok, ma perché per sbaglio ho premuto A? Non mi faceva andare indietro. Tecnica quindi. Cioè io avevo capito che lui avrebbe usato un attacco velocità, che si chiama Velocipray si chiama. Però non mi ha fatto tornare indietro, quindi non so se una volta che scelgo l'attacco sono bloccato lì. Comunque ho vinto. A un certo punto. Devo solo stare più attento a quello che scelgo. Prossima fermata alle caverne del Monte Pondry. Prossima fermata lo decido io. Perché ho visto che c'era qualche minerale da raccogliere. Bello quello. Non posso portarti oltre. Devi pensare tu al resto. Raggiungi la sala di addestramento e purifica la tua pietra del legame. Semplice, no? Ah, un'ultima cosa. Ti insegnerò un'abilità grandiosa chiamata supporto. Un rider può imparare tanti tipi di abilità. E anche se tu non lo sai ancora, potresti provare ad usare supporto per capirne il funzionamento. Bene, fai attenzione lì dentro. Ci rivediamo al villaggio, ragazzo. Questa è l'ultima parte del rituale. Dopo sarai un vero rider. Buona fortuna. Papiro supporto. Lo userò più in là. Posso andare indietro e fare quello che mi pare? Non posso andare indietro. Sopra c'era una specie di roccia di color oro da poter rompere. Non posso attaccare questi, va bene. Oh, vieni qua. Chi è? Che ha lasciato? Erbe. Ah, quindi quello lascia le erbe. Va bene. I punti di raccolta, ok. Bene, questo mi ha lasciato pure qualcosina. Kelby, corno. Quindi questi hanno paura di me? Non mi vogliono vedere, va bene. Scusami, non ti parlo più. Ecco, questo qui c'era. Ah, quindi va in automatico. Ah, bene, senza che devo stare lì a premere piccone, scegli. Coltello da lancio per 5, wow. Bello.
Erbe, posso buttarmi? No, non si può, ovviamente, figuriamoci. Ci sono delle rane, sento fare ribbit ribbit. E questo? Niente, ok. Ehi, socio, è preparato la tua borsa da battaglia? In battaglia puoi usare solamente i reggetti della tua borsa da battaglia. Bene. E questo possiamo combatterci? Oh, bene, voglio combattere, voglio proprio provare. Ci siamo avvicinati di soppiatto. Oh, bene. Allora, attacco tecnica. Vai. Magari non subiamo neanche danni. Bene. Tecnica ancora. Bene. Dai, velocidrome, attacca. Provoca attacco e attacca. Non ho ben capito, ma devo essere prudente. Oh. Ah, fanno entrambi un attacco a velocità? Vabbè, hanno proprio una cozzata di testa. Bene, ben fatto. E se io volessi andare avanti invece di andare direttamente là dentro, si può fare. Ottimo. Oh, che bello. Guarda che bel posto qui. Ma dai! Niente. Anche ci provo non mi fa andare. Che hanno paura che non persegua, che non prosegua con la storia principale? Dunque, qui dentro mi sa che ci aspetta una bella lotta. E c'è un maiale. Ehi, guarda, un pughi! Com'è arrivato fin qui quel porcellino? Ci sono tanti pughi nascosti in giro per il mondo. Trova e parla con loro per collezionarli. Ok. Hello, pughi! Dai, facciamo un bel arrosto con te, eh. Si è impaurito perché ho detto. Non ho detto arrosto, ho detto a posto. Bene, pughi smarrito, ottimo. La strada principale, non voglio seguirla, voglio seguire quella secondaria che ci porta a oggetti magari o a nemici. No, 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 amico mio, tu non hai capito niente. E con lui la velocità mi sa che ci vuole. Resiste al fuoco. Ok, è andato giù abbastanza facilmente. Madonna. Sembra. Com'è che si chiamano? Gli scarafaggi di mare. Che alcuni confondono con i gamberoni. Non sono quelli gli scarafaggi di mare. Ok, grano dolce per tre. Qua c'è un'altra strada. Oh, tesoro. Bene. Troviamo mistura ferrosa che servirà sicuramente per fare qualcosa. Eccolo! È un conchu giallo. Ok, quindi ci sono altri colori. E in base al colore immagino ha un tipo diverso di. No, mo, vabbè, tranquillo. Ha un tipo diverso di resistenza. Quindi lui usa tecnica, quindi vado di potenza. Bravo, velocidrome, bravo. Bello! Io mi muovo molto velocemente quando entro in una nuova stanza, ma in realtà controllo tutto. Non è che sto qui, poi non controllo niente e vado avanti e basta. Un altro Pughi! Questo è un maialino acquatico. Buono? Dai, dai, Tato, su, bravo. Hai salvato un Pughi smarrito, ma questi poi ce li facciamo davvero arrosto al villaggio, mi sa che durante Natale. Eccoci, questa è la fonte sacra. Perfetto, mettici la pietra. Magnifico, ora sei un vero rider certificato al 100%. Forza, socio, torniamo al villaggio. Micidiale, in sella! Mi tremano i baffi, sento una strana presenza nei dintorni. Kuga!
ci sta caricando con tutte le sue forze. Non possiamo tornare a villaggio prima di sconfiggere questo mostro. In sella! Me l'aspettavo una battaglia contro un mostro. È un Argakuga, stavolta è una bella gatta da pelare. Lavoriamo in squadra, amico! Amico? Ah, con lui mi sa che ci vuole la potenza, sai? No. Con lui ci vuole la velocità. Fa anche lui attacco velocità? Ci picchia! Quindi con lui devo usare la tecnica allora. Quindi è un mostro veloce. Va bene. No. Lui ci vuole la potenza. Bomba di Akurei. Uia. Fa male questa. Aspetta. Coltello da lancio, vai. Aia, attacco velocità fa male. Ora sì che si arrabbia. Eh no. Guarda, faccio più male col coltello da lancio che non con l'attacco. Il tuo mostri ti invita in sella, amico. In sella, vai. Oh, cavalcando i vostri poteri si combinano. Potrai scegliere tra tre tipi di attacco. Ma se perdi diversi testa a testa, cadrai dal tuo mostri. Con lui ci vuole la tecnica. Sì. Vai ancora con la tecnica. Se continui a vincere testa a testa, il tuo livello di legame crescerà. Magnifico! Eh sì, ci ho fatto caso anche prima. Amico, fai solo attacchi di velocità? È ovvio che vinco io. Spero però che gli altri mostri siano più furbi. Dovrebbero esserlo. Sai cos'è un'abilità legame, socio? È un'abilità potente disponibile solo in sella. Ma se la usi scenderà gli armasti. Più alto sarà il livello legame, più forti saranno le abilità legame. Livello legame 3, l'abilità legame più forti. Abilità legame, vai. Eccoci, abilità legame, pedalo raptor. Non è scampo ora. Bella mossa, socio. Ma era tipo il tiro dei 100 calci di Inazuma Eleven. Ok, livello 4 e veloci drone, ma noi ancora livello 2. Siamo un po' debolini, Bisogna potenziarci. Il Nagakuga sta scappando con la coda tra le zampe. E non tornare! I miei brillanti consigli ti hanno portato alla vittoria. Ti ho fatto tremare i baffi? E va bene, sei stato forte anche tu, te lo concedo. Sarà meglio tornare al villaggio. È ora di montare in sella. Eh sì, è ora di tornare al villaggio. Bene, direi allora che per questo video è tutto. Nel prossimo torneremo al villaggio. Abbiamo affrontato il Nargakuga, l'abbiamo sconfitto. Non credo sia quello che ha distrutto il villaggio. Sarebbe alquanto strano riuscire a sconfiggerlo ora. Cioè, è così debole? No, non credo, sarà proprio quello. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare, se vi va. E ci vediamo, ovviamente, al prossimo video. Ciao!